C'è tanta voglia di mare in questo fine settimana soleggiato di inizio maggio, con gli stabilimenti della Riviera Pescarese che si preparano in ordine sparso, chi più chi meno, come mostrano anche le immagini della telecamera di Diego Martelli, a far partire una stagione balneare che quest'anno può dirsi un po' tardiva. Si comincia ufficialmente il 1° giugno come da ordinanza, anche con l'avvio dell'attività di salvamento in spiaggia, per andare avanti fino al 4 settembre, ma tra passeggiate, primi bagni ed elioterapia c'è chi già si è messo in costume. Stefano Cardelli, presidente del Consorzio Balneatori Ciba, la stagione balneare parte un po' a singhiozzo quest'anno, perché? Perché nel mese di aprile, che è il mese della lavorazione del montaggio e roba varia, il tempo è stato, come si sa, molto poco clemente, e quindi da ieri, l'altro ieri, abbiamo iniziato a sprombattuto per il montaggio, però ce la faremo. La settimana prossima credo che il 70-80% delle spiagge siano pronte. La voglia di mare però è tanta, soprattutto in questo primo fine settimana soleggiato, e qualcuno già si è messo in costume. Sì, c'è una richiesta importante quest'anno, devo dire che ci sono già tanti turisti da fuori Italia, polacchi, tedeschi, probabilmente dovuto al volo che si ha qua, forse anche dovuto al giro d'Italia, perché in questi giorni c'è una continua frequentazione, vedi comitive, li vediamo passeggiare sulle spiagge che, ripeto, non sono attrezzate ancora, però riescono a prendere un po' di sole. È un fenomeno importantissimo per noi, che sarebbe la svolta di Pescara. Quindi anche il Giro d'Italia avrà un grande ritorno d'immagine, come si diceva? Beh, oggi sarà uno spettacolo, ringraziando il cielo è uscito il sole, vedere la costa di Trabocchi e domani vedere le montagne di Campo Imperatore innevate con 3 metri di muro di neve, la gente finalmente dirà: ma questo Abruzzo da dove è uscito? Dove siamo? Quindi sarà un grandissimo ritorno. Giovanni Collini, balneatore e ristoratore, lo stabilimento appunto attrezzato, palme, palmette, tavoli sulla spiaggia, possiamo finalmente partire con questa stagione? Purtroppo ancora no, perché la prossima settimana c'è una nuova perturbazione e quindi dobbiamo ancora attendere. Approfittiamo di questi, ecco, di questo weekend, quindi con tavoli, e abbiamo sì iniziato ad attrezzare la spiaggia. I clienti sono in attesa, vengono continuamente a chiedere quando si apre il bar, quando è, però purtroppo dipende solo esclusivamente dal tempo. Quali sono le aspettative per questa stagione? Diciamo sono molto molto buone, nel senso che la richiesta ce n'è tanta, la gente ha voglia di uscire, quindi di prendere questo benedetto sole che siamo ancora in attesa, la voglia c'è, le ambizioni sono alte insomma. Avete appena parcheggiato le biciclette e quindi immaginiamo che questa sarà una bella giornata di mare, finalmente. Un po' di sole, sì. Quindi il costume è pronto? Sì, siamo tutti pronti, anche con i teli. E che cosa farai oggi? Cos'è che ti è mancato di più durante questo inverno? I giochi, i bagni, la sabbia? Un po' il bagno, bagni e bagni. Forse per il bagno è un po' presto. Oggi il bagno no. Un po' di sole finalmente dopo tanta pioggia, e c'è anche l'immancabile libro che uno si porta in spiaggia per potersi rilassare. Certo, quello non manca mai, i fili permettendo. Se non disturbano in continuazione riusciamo a trovare anche un momento per il relax personale. Libri e mare ci stanno, un sempre, bel binomio. Sempre, esatto, un binomio che non può mancare. La giornata è giusta per venire in bici al mare e poi abbronzarsi. Speriamo di poterlo fare presto. È la prima giornata di mare o già c'è stato altro? Prima giornata. No, già siamo venuti a fine marzo e poi vabbè, io e mia madre ci siamo fatti il bagno inizio marzo, però non qui, a Ortona con le mute. Però. Sì, primo giorno di sole, meno male. Sì, pronti. Allora i piedi già li abbiamo scoperti, la maglietta la togliamo? Quando? Oggi? No, oggi no. Non è ancora pronta? No, mi sono appena rivestita veramente. Ah, quindi si è spogliata già, adesso sì, si arriva. Sì, il sole fa veramente caldo oggi. Col costume sotto si va al mare. Pronti quindi? Pronti, sì. Ho già hanno messo le palme, quindi siamo pronti per il primo giorno di mare. Per ora solo una passeggiata, niente costume? No, per ora no. Io sento ancora freddo personalmente, cioè qualche volta. Però diciamo che piano piano inizia a scaldarsi l'aria. Che cosa vi aspettate da questa bella giornata? Di abbronzarci un po'. Speriamo che sia una bella giornata e di passare insieme a mia moglie. Speriamo che continui a essere bel tempo, così possiamo continuare a venire. Primo giorno di mare, lei già si è spogliato, la signorina invece no? Cada di carnagione, quindi tendo sempre i primi soli a coprirmi, poi piano piano comincerò.
C'è tempo, c'è tempo. Vabbè, possiamo partire però, perché la giornata è propizia. Sì. Lei già ha capito che è il momento di cominciare a scoprirsi. Sì, sì, bene. Meno male che c'è, dopo tutto questo inverno freddo è arrivato un po' di sole. Meno male. Ma la protezione l'ha messa? No. Ai ai ai.